siamo quasi pronti, gli ospiti stasera, tantissimi ospiti, tantissime novità, ma soprattutto loro, i comici di Sicilia Cabaret Off, che questa sera ci faranno ridere tanto. Eccoli qua, Sicilia Cabaret Off! Io vorrei iniziare con un magnate, e quando dico magnate non è in romano, tu e tuo fratello. Un magnate della comicità siciliana, il nostro Antonio Pandolfo. Antonio, cosa vuoi dire agli amici che ci stanno ascoltando? Voglio andare a casa! Come a casa? Non ce la faccio più! Ma di chi vuoi andare a casa? Ho fame! Ho fame, ragazzi! Attenzione! Ragazzi, Mimma delle Curtichiare ha cambiato un po' stile. Tanino! Ma che cosa fa? Con la box! Ma che cos'è? Capite come questo melange di comicità? Questo? Però, sì, questo melange! Melange! Si può dire melange? Internazionale! Un palanfasia qui di però! Mais oui! Antonio, allora! C'è ferro! Va là, papà! Ale! E allora amici, venite, guardate qua, le nostre hostess, che, anzi, le donne di Sicilia! Facciamo un applauso alle donne di Sicilia! Via, Gabi, tu non sei donna! Le nostre hostess, che direttamente da Agrigento! Ciao, Agrigento! Ciao, non vuoi dire qualcosa di elegante? Ragazzi, veramente stiamo toccando il fondo. Però venite, abbiamo delle novità. Io non so ancora cosa faranno questo trio, questo duo, perché il trio ce l'ha dietro. Cosa farete? Volete dare qualche anticipazione? Allora, diciamo che porteremo parte della nostra vita sotto forma di musica sopra il palco. Attenzione, parte della nostra arte sul palco, ragazzi. Questo è Sicilia Cabaret Off e questo è solo. Attenzione, veniamo a vedere. Ragazzi, le nostre fitness trainers. How do you do it? I'm fine. Come stai? Satamo! Salutiamo tutti! Volete salutare anche la vostra provincia? Yeah. Ciao Marsala! Salutiamo tutti gli amici di Marsala! E tutti i brutti porci! No! Brutti porci! Con Emanuele Mirafò e Matranga, che sono i Met Ceremony di questo Met Ceremony! Vabbè, lasciamo perdere, va! Veramente, se non fosse per questi in più, ragazzi! Potete presentare Sanremo! Restate incollati a questi televisori, perché stiamo arrivando. Questi perché sono tanti. Sono due, capito? Restate incollati al televisore, perché incollati nel senso di parte. Fammi dire sta cosa. Quarta puntata di Sicilia Cabaret Off, tutto made in Sicily, perché in Sicilia si ride. Ciao. Quarta! Oggi possiamo dirci sinceramente che il programma sta andando benissimo. Una bomba atomica, anzi, grazie a tutti per, sì, per gli ascolti incredibili che stanno arrivando in questi giorni, in questi dati, grazie alle novità di quest'anno. Sì, tante novità, tanti nuovi comici, novità dal web. Esatto, la musica è entrata a far parte della famiglia di Sicilia Cabaret. Sì. Una miriade di ragazzi stanno continuando a scriverci perché vogliono portare dei brani inediti. Grazie ai nostri coach probabilmente riusciremo a produrre anche qualche brano quest'anno. Sì, 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 quindi tante novità. Ma la novità più importante è che siamo arrivati anche all'estero. Sì. Ai... Che? Non lo so, all'estero, che vuoi dire?
come voglio dire, che c'è una sicula americana con noi. Per forza l'ha detto questa cosa. Se lavora con noi dobbiamo dirlo. Vabbè sì, abbiamo preso questa conduttrice in mezzo a noi che non può, non capisco cosa ci sia di positivo, che il cambiamento tra noi due, che noi due ci troviamo sempre bene insieme, cambiamento, dovete vedere arrivare, non arriva questo cambiamento con questa qua in mezzo. Minafo, ma non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. E che devo fare? Devo cambiare o non devo cambiare? Non ho capito. Cioè, di che... È una frase di Winston Churchill, che tra l'altro so benissimo io. Ah. Non capisco perché questa risata. Però. Vabbè, questa... Sembra quasi che l'abbia dovuto ripetere più volte. Cioè... No, no, ti risponderò con un famosissimo poeta. Sì? Emanuele Minaffo. Che dice questo? Che dice, chi cambia la conduzione vecchia con la nuova, piglia chizza e male si trova. Ecco, questa è la frase. La persona più invidiosa che abbia mai visto. Invidia. E invece la più bella sicula americana che potevamo avere quest'anno, lei è Cristi Peruso. Come stai? Io sto bene, sono molto felice di vederti. Anch'io di nuovo. Sto bene, sono contento perché sei qui da sola, quindi mi fa piacere che sei qui. La finiamo con tutte queste smancerie? Cosa smancerie? Tutte queste smancerie, sei felice. Oh, un po' di cortesia. E per cortesia, finitela, va bene? Minafo. Vieni qua, vieni qua. Ti insegno la televisione. Ah, sì? Mettiti qua, qua, ma perfetto. È fuori qua. Campo là. Appunto. Allora, Tony, ascolta me. Questa qua è la classica donna che si avvicina e poi ti chiede gli alimenti. Chi state fotte tutti i piccoli? Gli alimenti! C'è un rapporto di lavoro, c'è un certo feeling di lavoro. È vero, Minafo, noi siamo amici. Infatti l'altro giorno Tony mi ha portato a mangiare vicino al mare. Tony? Che? Tonino? Non mi dire che l'hai portata al ristorante sul molo? Porto tutti quanti i miei amici lì, sì, certo. Ma quello è il nostro ristorante! Il nostro ristorante! Che avete mangiato, Beduzza? Pasta allo scoglio? La nostra pasta! Ma ognuno si piglia la sua palma, ma chi c'è una pasta nuova? Cioè, non so di che stai parlando. Sì, la nostra pasta che ci rappresenta, perché tu per me sei un appiglio della vita, sei il mio spoglio. E tu sei una cozza però. Lo vedi, ci completiamo. Ma che ci completiamo? Minafo, sai una cosa? Abbiamo bevuto anche buon vino insieme io e Tony. Che vino? Chianti. Il vino che abbiamo preso la prima volta che ci siamo. Che vino. La prima volta che ci siamo incontrati, alla prima volta che siamo andati al ristorante abbiamo preso questo vino. Certo, me lo ricordo, è stata l'unica volta che hai pagato. Infatti mi fici certe chiante. Tony, vabbè, al ristorante ci può portare chi vuoi, quello che vuoi, ma nessuno ti cucina quelle cose che ti cucino io con le mie mani. Oh. Io sono un artista dell'arte culinaria. Minafo, scongelare le cose non è arte. Minafo, se vuoi ti insegno io a cucinare. Fatti cazzo tu. Ma Minafo, io sono brava, so fare tante cose. So mantecare, sfumare. Senti, Beduzza, se non sai ingranciare, non sei nodo, va bene? Lascialo perdere, secondo me ce l'ha con te a morte per questo discorso della trasmissione, ci provare. Io volevo cucinare per lui, però sai cosa? Magari è meglio così, perché in casa mia in Sicilia, durante l'estate, fa talmente caldo, quando io apro il forno devo spogliarmi completamente. Figurati se sarebbe venuto mai. Ma spumma no! Ma perché devi parlare? No, stavo spiegando a lei che cioè, non ci andresti mai né a casa sua né a mangiare. Ma chi stai dicendo il genere? Ma io invece abbiamo proprio questa cosa in comune. Cosa? Anche io mi spoglio davanti al forno. Davvero? Tutto nudo? Sì, pure sei sudato. Proprio io mi cerco là, ma pure vino un frigorifero, zoom, proprio nudo. Wow, penso meno sola adesso, mi sento molto meno sola. Sì, possiamo fare quello che vuoi, posso venire a casa tua. Va bene, allora, vuoi conoscere le mie capacità culinarie? Culinarie, gamballare, facciamo tutto cosa, non ti preoccupare. Come dicevamo poc'anzi, tra le novità di quest'anno c'è la musica.
Il primo coach è un carissimo amico, lui è un conduttore televisivo, lavora a casa sua, si chiama Minutella, il programma si chiama Casa Minutella. Buonasera a tutti, ciao Sicilia Cabaret, buonasera. Il secondo è uno dei nostri autori interni, nonché talent scout, Marco Pirrotta. Ciao a tutti, buonasera. Adesso un orgoglio palermitano, la voce black, potentissima e soprattutto sicilianissima, Daria Biancardi. Ciao, buonasera, buonasera. Sì, adesso è il momento della musica, ascoltiamo il nostro primo cantante stasera. In realtà, lei abbiamo già visto durante la seconda puntata. Lei ha 19 anni, viene da Palermo e vediamo come lei ha cambiato il suo pezzo in base ai consigli del coach. Questo è Alice Alagna! Quest'ansia addosso, col battito forte sul polso, con l'aria che si mischia a nulla, che durante la notte si annulla. E tu che vuoi uscire, ma io mi sento sprofondare. Ti chiedo solo di capire, anche se fa male. Addosso mi inseguono e non li sopporto, vorrei solo sparire, non avete niente da dire. E tu che vuoi dormire, ma solo sveglia riesco a stare, con dei pensieri chiusi a chiave che non riesco a gestire. In una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla, sono in una bolla, mi sento in una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla, sono in una bolla. Se scivolo nell'oscurità, con un brivido, sguardo impavido.